Oggi stiamo pescando con una forte presenza di posidonia oceanica, anticamente conosciuta come erba di Nettuno. Questa pianta, perché è una pianta, troppo spesso erroneamente viene definita alga, mentre, come dicevo, non solo è una pianta, ma è una pianta estremamente importante per l'ecosistema marino e non solo. Perché? Perché innanzitutto produce una grossa quantità di ossigeno, ossigeno che viene rilasciato in acqua e quindi ne beneficiano tutti gli abitanti del mare, ma non solo, perché viene rilasciata anche nell'aria, per cui ne beneficiamo anche noi. Dopodiché combatte l'erosione delle nostre coste in due momenti, in due step della sua vita. In che modo? Innanzitutto formando delle grosse praterie quando ci sono queste mareggiate, quindi il mare è particolarmente mosso, le onde vanno ad impattare su queste praterie di posidonia. Ecco spiegato poi perché le troviamo strappate lungo le nostre spiagge, per cui impattando rallenta la forza del moto ondoso, di conseguenza l'erosione. La seconda volta che va ad intervenire sempre sull'erosione è in forma passiva, come in questo caso. Ne abbiamo davanti a noi una percentuale bassa, è capitato di trovare veramente delle montagne a volte accumulate sulle spiagge, e di conseguenza quando l'onda arriva in un secondo, una seconda volta, in un secondo momento, invece di andare a corrodere direttamente la spiaggia, impatta nuovamente sulla posidonia, che rallentando una seconda volta comunque contribuisce all'erosione delle nostre spiagge. Per cui, anche se a volte ci fa diventare matti in pesca, a volte ci rende difficile la nostra giornata di pesca, è molto importante per l'ecosistema, per cui cerchiamo di volergli bene.